Dopo 2 anni è tornato a Torino il Parlamento Europeo degli Studenti. Per 3 giorni oltre 100 studenti tra i 16 e i 19 anni provenienti da scuole piemontesi si sono confrontati sul tema «Il futuro degli esseri umani». L'iniziativa, che riguarda circa 1.600 studenti in tutta Europa, che si concluderà a Manchester il prossimo luglio, è stata realizzata da Agora Scienza in collaborazione con la Consulta regionale europea del Consiglio. L'iniziativa, uno strumento per avvicinare i giovani non solo alla politica ma alla gestione delle problematiche sociali. Assolutamente, è stato un progetto molto interessante perché appunto avvicina tutti i giovani di diverse età all'applicare la democrazia proprio a livello locale e anche avere la possibilità di conoscere meglio le problematiche del territorio e trovare delle soluzioni anche confrontandosi con ragazzi con altre idee, e quindi è un progetto molto molto interessante e istruttivo soprattutto. Si è parlato anche di sanità. Sì, è stato un tema molto, molto discusso e soprattutto molto, molto importante, perché nel momento attuale abbiamo diversi problemi di sanità e quindi abbiamo cercato di trovare soluzioni compatibili con i fondi presenti e con le possibilità che appunto lo Stato fornisce e la Regione fornisce per migliorare la sanità stessa delle Regioni. Quello che avete vissuto è anche un sistema per avvicinare sempre di più i giovani al concetto di Europa. Sì, è stata un'esperienza veramente bella che ci ha uniti. Ci ha fatto conoscere, aprire un nuovo mondo e anche in una concezione di Europa, anche con gli esperti che ci hanno non messo solo nell'ambito nazionale ma proprio intero con gli altri stati. Cosa pensano i giovani secondo lei dell'Europa? Che sia un concetto ancora un po' lontano, non ci sentiamo cittadini dell'Europa, però comunque questa iniziativa è stata un modo per creare questo pensiero nella testa dei nuovi giovani, che comunque saranno il futuro ma anche una presenza.